Siamo ancora alla Sala Vittorio Arrigoni, qui nel quartiere San Lorenzo di Roma, e siamo qui con Emilio Stella, che ha appena finito la sua performance sul palco. Allora, Emilio, tu sei un cantautore. Sì. Nella tua canzone parli del, una delle tue canzoni parli del tuo passato da muratore. Ma da muratore a cantautore, cosa è scattato? Allora, intanto non era muratore, facevo Camuri, sì, precisamente, scusami la cosa. Però. Ma in realtà non è cambiato niente, perché senza una lira prima stavo e senza una lira sto adesso. Come dici tu, morto di fame. Morto di fame, sì, però in realtà è cambiato, in testa è cambiato qualcosa. Ho scelto di fare il cantautore nella vita, quindi comunque sono molto più sereno nella vita, questo sì. Senza una lira, ma sereno. Vabbè, comunque è una cosa importante. Sempre nella canzone parli comunque non solo del fatto di essere morto di fame, che prendi molto insomma ridendo, però insomma proprio di essere l'orgoglio di papà, come faceva papà insomma una volta, dice comunque nella tua canzone. Questo passaggio comunque del fare un mestiere che comunque magari i papà, i genitori non capiscono, il cantautore, voglio fare il cantautore, che vuol dire? Come funziona questo rapporto con la famiglia? Ma diciamo che nel mio caso non c'è mai stato questo tipo di problema, perché mio padre è sempre stato uno che mi ha spronato in questo senso, anche se da una parte mi diceva, cioè, trova questo lavoro, vieni a lavorare con me, no? Le classiche cose che dicono i papà. Però adesso lui vede proprio che io ho negli occhi, cioè lo so quello che voglio fare nella vita, e lui è contento perché sono convinto di quello che farò, di quello che faccio e di quello che farò, insomma. Quindi è contento. No? Quindi bene comunque alla fine, è contento comunque papà. E invece volevo chiedere, tu comunque sei romano, anche se hai detto tu prima, dicevi io dormo a Pomezia, però in realtà sto sempre a Roma. Nelle tue canzoni, comunque nei testi delle tue canzoni, si sente comunque quello spirito delle ballate romane, delle canzoni un po' popolare romana. E questo senso di un po' critico nei confronti della società, no? Tu quanto lo senti forte nelle tue canzoni? Allora, io intanto tutto ciò che scrivo lo scrivo perché in qualche modo mi ha toccato sulla pelle. Io ho sempre vissuto alle case popolari, ho anche scritto una canzone su questo, insomma, abito alle case popolari veramente, quindi vedo proprio le realtà di persone con difficoltà, e ma l'ho vissuta sulla pelle, insomma, e mi tocca parecchio, insomma, la problematica sociale, non perché voglio parlarne a prescindere, no? Adesso va tanto di moda parlare dei problemi per avere presa comunque sul pubblico. Per me non è così, insomma, io parlo di ciò che comunque mi fa stare male, bene, comunque scatena qualcosa dentro. Lo vivo sulla pelle, dal cantiere alle case popolari. Ho scritto un'altra canzone che si chiama Paura del diverso, parla di un mio amico di colore che è discriminato comunque, invece è un mio grande amico, e quindi ho toccato anche il tema della xenofobia, ma non perché volessi toccare il tema della xenofobia, perché comunque in qualche modo mi ha toccato, insomma, no? Quindi più esperienze di vita proprio personale e comune? Sì, sono più esperienze di vita personale che altro. Per me scrivere canzoni è strumento di sfogo e creatività, in primis. Poi il resto viene dopo. Beh, certo. In un'altra tua canzone parlavi di Piazza San Giovanni e dello sfogo della gente. Sì. Anche questo è un argomento che ti ha toccato. Cosa pensi alla fine di tutto quello che è successo in questo piccolo periodo storico? Guarda, allora, la canzone è stata scritta un anno fa, quindi è stata scritta in un periodo molto distante da quello che è accaduto recentemente. E io l'ho scritta perché ho partecipato suonando a Piazza San Giovanni durante il No Bid Day 2, e doveva essere una manifestazione non politicizzata, insomma, doveva essere il popolo che scendeva in piazza, invece poi comunque vivendola dall'esterno, quindi non partecipando alla manifestazione ma comunque partecipando in un altro modo, l'ho vissuta osservando quello che succedeva in mezzo alle persone,
e vedevo che comunque poi in realtà era una manifestazione politica anche quella, organizzata nel giorno del compleanno di Pietro, vabbè, tutte cose che... e poi tante bandiere, e questa cosa mi ha scatenato una riflessione, che comunque più bandiere sventolano e più divisione si crea, è matematica. E il ragionamento è nato lì, Piazza San Giovanni è nata lì, è nata un anno fa, non ha nulla a che fare con quello che è successo adesso, anche se poi analizzando il testo... Ci ritroviamo di nuovo comunque, un'altra volta tante bandiere, un'altra volta uno strumento politico per una cosa che è politica non doveva essere. Va bene, comunque un punto di vista da parte di un artista comunque romano. Possiamo dire anche se vivi a Pomezia, comunque romano, dai, va bene. Ringraziamo Emilio Stella, grazie per la disponibilità, molto gentile. Buona fortuna e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi.